Il problema dell'erosione costiera è purtroppo una realtà sempre più presente della quale prendere atto. I dati mostrano che ad oggi il 42% delle coste italiane sono in erosione. Per far fronte a questa lenta ed inesorabile battaglia con il mare, si è cercato di proteggere i litorali con adeguate opere di difesa. Alle scogliere, posizionate in acqua alcuni decenni fa, si è passati progressivamente all'induzione di tecniche più soffici, quali i rifacimenti. Ma come riqualificare il litorale di Montesilvano? Un nuovo modello per la difesa della costa nel segno dell'ambiente è possibile, secondo il presidente della SIB Confcommercio, Riccardo Padovano. Le emergenze hanno portato uno sperpero di denaro pubblico. E poi alla fine abbiamo risolto un problema a nord e poi si è creato un problema a sud. Per fare questo abbiamo bisogno di un piano che tenga conto di un piano di difesa della costa che sia consistente. Montesilvano dal 2004 a oggi sono 14 anni che non è riuscito più a prendere un finanziamento strategico per la città di Montesilvano e mi riferisco alla zona dei grandi alberghi fino ad arrivare a Fosso Mazzocco. In questo contesto abbiamo anche una riqualificazione di tipo ambientale. Il Fosso Mazzocco potrebbe essere inserito in un progetto di difesa. Abbiamo invitato i professori Paltrinieri della società Maccaferri di Bologna, dell'Università di Bologna, e cui abbiamo chiesto a loro un consiglio, abbiamo chiesto loro se c'è uno studio. L'approccio innovativo riguarda sostanzialmente il modo di studiare l'idrodinamica costiera, nel senso che finora, ma tutti, non soltanto in Italia e in Abruzzo chiaramente, si sono studiate le dinamiche costiere pensando al moto ondoso, tralasciando un aspetto fondamentale che è quello della corrente litoranea, che è quello un po' che modella le nostre spiagge praticamente nel tempo. Ora è chiaro che le scogliere effettivamente hanno subito un effetto immediato, diciamo, di ripristino delle spiagge, però nel tempo questa erosione viene spostata sempre più, in questo caso a nord spesso. Qual è il punto fondamentale? Monitorare questa dinamica costiera anche per la corrente litoranea di fondo e fare degli progetti che riequilibrino questa corrente in modo tale che magari non è neanche più necessario fare delle opere, delle scogliere come quelle che si sono state fatte in questi 30-40 anni, qui come da tutte le altre parti.